tutto pronto, si inizia, si parte, si va verso Kazan. Primo giorno, go. Ieri gira Mosca con Polina e adesso inizia il viaggio però. Caricato tutto, speriamo che i carichi siano messi bene, ora provo e vediamo, go. Ragazzi, sono le 6.24, 18 agosto, la moto ha 9.858 km. Primo giorno, si va verso Kazan, 817 km, go. Ragazzi, sono le 7.26, sono qui appena fuori da Mosca, sto facendo colazione, c'è il vitellino parcheggiato laggiù. Ragazzi, qui è un altro mondo, con la lingua è davvero un problema, peggio che in Marocco proprio. Però dai, bello, bella giornata, almeno mi dà modo di ambientarmi un attimo perché ne ho bisogno. Il vitellino è docile, mi piace, e l'ho caricato veramente in poco tempo e ha più spazio che la Goldwing, incredibile. È più facile caricare le borse sul vitellino che sulla Goldwing. Questi solchi creati nell'asfalto si chiamano collinei e in caso di pioggia possono essere davvero davvero pericolosi. Bisogna fare molta attenzione. Anche uscendo da Mosca ho trovato strade molto danneggiate che sì, si fanno bene andando piano e col bel tempo, ma in caso di pioggia potrebbe essere veramente pericoloso, quindi sempre fare attenzione qua. Ok ragazzi, primo pieno di benzina fatto, praticamente ho dovuto fare 500 rubli, ho usato Google Translator perché è impossibile farli capire. Ho pagato prima 500 rubli con la carta, ho fatto la 95, devi dirgli anche che vuoi la 95, l'ho scritto su Google Translator. Ho fatto la benzina, sono tornato dentro, ho preso la ricevuta del resto. Quindi è così come primo pieno di benzina fatto in Russia. Veramente difficile ragazzi con la lingua, veramente difficile, go. Sulla strada di Kazan sto passando questi villaggi, queste cittadine, guardate che spettacolo, la vera Russia on the road. Sto cominciando a capire qual è la velocità di queste strade perché è completamente diversa dalle nostre abitudini europee. Guardate ora dove siamo, che spettacolo. Iniziano le bellezze della Russia on the road ragazzi. Sulla strada di Kazan, fantastico, veramente diverso dall'Europa, mi sto abituando a questi villaggi, una volta usciti da Mosca cambia veramente completamente tutto e ci si addentra nella vera Russia, il vero stile sovietico, un salto nel passato, un tuffo nel passato questo viaggio. Ma la targa? Forse hai dimenticato qualcosa? Dov'è la targa? Vedete amici, tipici villaggi, qua in Russia, case di legno, molto umili. Sono sulla M7, questa strada in direzione Kazan, e ci sono questi semafori, la media comunque dei 90-100 km orari, non di più, e fa un caldo pazzesco. Vedete queste case tipiche, macchine molto soviet, e tanti camion, veramente tanti. Ciao ragazzi, pausa pranzo, purtroppo non ho ancora capito quali sono i ristoranti, sto andando avanti a barrette proteiche e acqua gasata perché mi sbaglio invece di comprare quella naturale. Vi confermo che anche qui per fare benzina prima pagate e dovete dire il tipo di benzina che volete e la quantità, e poi dopo vi scalano il resto o vi danno il resto indietro se avete pagato in contanti, come negli Stati Uniti. Qui sono tutti i villaggi, vedete? Siamo vicino a Nizhny Novgorod e sto andando a Kazan, mancano ancora circa 450 km, quindi saranno più o meno 900 km oggi in tutto. Fa molto caldo, veramente troppo caldo, come in Texas, mi ricorda molto il Texas. Devo dire ragazzi che qui sulla M7 ci sono dei buchi incredibili ed è un attimo distrarsi e finirci dentro, immaginate che ci sta dentro una mucona, non solo la Goldwing. E quindi è molto pericoloso perché è un attimo che spacchi il cerchio e veramente non me lo aspettavo così danneggiato, perché non oso immaginare se piovesse. La sensazione di questo viaggio finora è stranissima perché io ho sognato di entrare in Russia, questa è la prima volta che viaggio in Russia e mi è stato prima negato dalla pandemia e poi dalla polizia di frontiera. Quindi io sognavo, mi immaginavo come può essere percorrere queste strade qui, queste federali che attraversano la Russia, e adesso trovarmi immerso in questo viaggio è qualcosa di surreale, ve lo giuro. Ho impresso quel no degli addetti della polizia di frontiera che
mi sembra appartenere a un'altra vita, invece solo 15 giorni fa. Quindi fantastico, fantastico essere qui con col vitellino on the road. Non importa che non è la mia moto, ho comunque instaurato il feeling e il feeling è col viaggio, questo è quello che importa. Per me è importante questo. Volevo conoscere la Russia e questa è la mia occasione, go. Bellissimo, guardate questo fiume, non ho idea di come si chiami. Paesaggi stupendi, veramente percorrere questa strada è una continua scoperta, una scoperta della Russia on the road. La mia curiosità sta avendo sfogo finalmente. I famosi colini, guardate che bordo che c'è, assurdo. Pensate qua con la pioggia andare a picchiare su questo bordo d'asfalto, pericolosissimo, guardate che asfalto. Mamma mia ragazzi, sono le 15, ho passato Nizhny Novgorod, sono a 350 km da Kazan, c'è un caldo, mi ricordo il Texas. Sto patendo il caldo veramente come in Texas, incredibile, incredibile. Così veramente io reggo i chilometri, ma così li patisco. Go! Bellissimo questo mappamondo con la Panamericana, prossimo progetto dopo Italia e Giappone. Veramente figo. Go! Con i mercatini a bordo strada, sono le 5 del pomeriggio, 5:06, ho veramente fame e magari mi fermerò a mangiare da qualche parte. Veramente un ambiente nuovo per me, guardate che case fantastiche, uniche. Mi sono fermato qui per mangiare qualcosa, qui sono molto soviet, e vedete qui c'è il ristorante, ho ordinato tipo spiedini 5 euro. Detto fatto ragazzi, 5 euro, direi che ci sta. Go! Volga River. Bene ragazzi, sono a pochi chilometri da Kazan, ho parcheggiato qua la moto. Guardate che zona soviet piena di camionisti. Ho trovato un albergo qua e passerò la notte qui, ho fatto mettere la moto al sicuro. Guardate. Devo dire che la Russia è veramente selvaggia, molto molto wild, davvero soviet, un altro mondo, è veramente diverso dall'Europa, mi piace molto. Domani si prosegue per Kazan e poi Ekaterinburg verso la Siberia. Go!